Oh, è bello essere fortunati, come Candice. Che ne dici di un trucco con un tovagliolo? Wow, funziona! Ed ecco la sua amica Sophie, che fa la stessa cosa. Ma al posto del trucco si fa un bel livido. Oh, che sfortuna! C'è un'intensa partita di basket in corso. È così eccitante! Bel tiro! Ed ecco Candice. Ehi, passa la palla! Certo, nessun problema! Wow, bel tiro! Wow! I ragazzi lo adorano! Continuiamo a giocare! Oh, è imbarazzante! Ai, mi hai fatto male! Va bene, questa stupida palla va a canestro! Ups! Sophie non è esattamente una giocatrice di basket di talento! E anche la palla lo pensa! Ah, questo è troppo! È facile perdersi a fissare il telefono. E Candice, non fa eccezione. Questo è il momento perfetto per un piccolo scherzo. Boo! Il mio telefono! Guarda come va! Il telefono colpisce solo oggetti morbidi. Beh, è stato un bel atterraggio. Sta bene! Wow, che fortuna! Neanche un graffio! Ma comunque non puoi spaventarmi così! Oh, non è stato divertente! Sophie potrebbe parlare al telefono per ore e ore. Tutto il resto può aspettare. Ma sembra che abbia finito i pettegolezzi. Cosa c'è di nuovo online? Ah, che stanchezza! Mi farei una pennica. E il telefono? Ah! È caduto! Il telefono è caduto! Non dall'alto, però. Ma comunque... lo schermo è completamente distrutto. È orribile! Non serve vestirsi per portare fuori la spazzatura, servono solo un paio di minuti. Infatti, anche in pigiama, questa fortunata ragazza ha un aspetto meraviglioso. E proprio accanto al cassonetto le viene chiesto un appuntamento. Yes. Ma sono in pigiama! Ma non preoccuparti per questo. Anche a Sophie piace rannicchiarsi a casa in pigiama. Sono i vestiti perfetti per sedersi davanti alla TV. Ho un messaggio? Mi sta chiedendo di uscire. Ma devo prepararmi subito! Cominciamo con il trucco. Per prima cosa farò gli occhi. Devo avere un aspetto fantastico. Avrò bisogno di tutto il mio trucco. Va bene, il naso è pronto. Solo un po' di rossetto. Fatto! È ora di pensare all'outfit. Oh, questa è la parte più difficile del prepararsi per l'appuntamento. Quanti vestiti? Quale scelgo? Bene, ok. Facciamolo. Sophie è così carina. Ed ecco che arriva Brandon. Anche a lui piace molto l'aspetto di Sophie. Peccato che abbia dimenticato di avvertirla che l'appuntamento sarebbe stato molto attivo. Ed estremo. Beh, ok, questo cappello non sembra così male. Non peggio di tutto il resto. Camminare con i tacchi è un incubo. Wow! Sophie è stata sfortunata. E ora anche Brandon lo è. Allenarsi è divertente e ti fa molto bene. Penso che inizierò con questo attrezzo. Ma prima un leggero riscaldamento. Ehi, non sono riuscita! Oh, non c'è problema. Un po' di cardio sul tapirulan sarebbe bello. Oh, ma dai! Me l'hanno preso di nuovo! La cicletta è l'unica cosa rimasta. E ora non è più divertente. Beh, finché posso usare i pesi. Oh, nemmeno quelli? Perché sono così sfortunata? E perché mi sono iscritta in palestra? Posso allenarmi a casa con una bottiglia d'acqua. Candice non capisce la sofferenza di Sophie. Perché quando va in palestra non c'è nessuno. E può scegliere tutti gli attrezzi che vuole. Non c'è nessuno in mezzo. Allenati dove vuoi. L'intera palestra è solo per te. È bello essere fortunati, vero? Ma sembra che anche Sophie possa essere fortunata a volte. Soldi? Beh, ciao! Prima nascondili e fai finta che non stia succedendo niente di interessante. Ehi, perché mi sta guardando? Se n'è andato?
È fantastico! Posso guardare il mio ritrovamento? Yes. Wow, bella banconota! Ma il contenuto non è così bello! Che schifo! Perché sono così sfortunata? Anche Candice ha trovato dei soldi. Un sacco di banconote! Pulite e nuove! Nessuno sta guardando! E nessuna sorpresa schifosa! Ora deve decidere come spenderli! Che bel ragazzo! Ed è chiaramente interessato a Sophie! Yes. Lei risponderà al suo flirt! E cadrà nel momento più importante! Epic fail! Ma dove Sophie fallisce, Candice vince! La competizione è finita e quindi può proseguire! O meglio ancora, inciampare e cadere direttamente nelle sue braccia! Perfetto, no? Let's go. Sophie può solo piangere! È così sfortunata! Mangiare per lo stress della sfortuna può portare ad alcuni cambiamenti nel corpo. Oh, i risultati sono così deludenti! È ora di mettersi in forma! Sophie è determinata ed entusiasta! Ha una forza di volontà super forte! Candice non può nemmeno immaginare cosa deve fare Sophie! Ha un corpo perfetto! E niente può cambiarlo! Nemmeno un piatto di dolci. Candice può mangiare qualsiasi cosa. Non posso credere che mangerà tutti quei dolci. E non prenderà un grammo. Tutto ciò che Sophie può mangiare è solo acqua. Posso almeno annusare la tua torta al cioccolato? Oh no! Ho preso di nuovo peso! Solo per aver annusato! Tutto il mio sforzo è andato sprecato! Candice deve avere un segreto! So che posso mangiare ciò che voglio, ma questo è proprio triste! Andare a fare shopping è così divertente! Anche se le borse di Candice sono leggere e può portarle da sola! Ma un nobile cavaliere è proprio lì! Vuole aiutare la bella signora e portare le sue borse! Beh, ok! Andiamo in quel negozio laggiù! Ecco Sophie con una tonnellata di roba in mano! Queste borse le danno del filo da torcere! E per sfortuna non c'è nessuno in giro per aiutare! Tutti sono solo di passaggio! Dovrà portare tutto da sola! Ah! Ups! No, questo è troppo! Prendersi cura dei propri capelli è molto importante! Candice è al salone per riparare i suoi capelli danneggiati. La stilista sa cosa fare. Quindi cominciamo! Applica il prodotto sui capelli. E aspetta. Voilà! Risultati eccellenti! I capelli sono così morbidi e setosi. Ragazza fortunata! Sophie ha lo stesso problema, ma una stilista diversa e una cura diversa. Ma è determinata. Proviamo. Oh, questo non va. Tutto sembra perfetto all'esterno. Peccato che i suoi capelli stiano cadendo. È un disastro. Anche la stilista è scioccata. È stata una giornata così lunga che è ora di riposare. Candice va a letto. Si è messa il pigiama, ma non si è tolta il trucco. Non c'è problema. Beh, succede a volte. Buongiorno. E wow, che fortuna! Il trucco è perfetto! Ottimo! È come se l'avessi appena messo! Anche Sophie ha dimenticato di lavarsi il trucco! È esausta! No, sono troppo stanca! Posso dormire così? Ma quando si sveglia, il suo trucco probabilmente non sarà così bello! Wow, sono in ritardo! Devo lavare via tutto! E spazzolarmi i capelli! Oh mio Dio, ma che succede? Va bene, devo truccarmi. Oh, i miei occhi! Non avere fretta. Wow, che fortuna! La mensa ha così tante offerte speciali oggi. Non so proprio cosa scegliere. Ottenere quello che vuoi per pranzo senza aspettare la fila è un sogno che diventa realtà. Ho anche un posto a tavola. Ma non tutti sono così fortunati. Quando Sophie arriva alla mensa, non
Non c'è più niente da scegliere. What? Ehi! E io? Non c'è davvero più niente! Ah, beh, mi terrò la fame. È difficile essere così sfortunati. Ti sono piaciuti i nostri nuovi sketch? Pensi di essere molto fortunata o molto sfortunata? Scrivilo nei commenti! Metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Non perdere tutte le cose divertenti su Trum Trum Select.